buona serata a tutti voi, cari amici e cari amiche, come sempre ben ritrovati al nostro appuntamento della sera. Partiamo con la storia. Plinio salpa verso il suo tragico destino dal palcoscenico dell'auditorium del Gallio. Tutto questo accadrà sabato 26 ottobre perché è in cartellone la prima di un lavoro teatrale titolato E il giorno si fece polvere. L'opera racconta le ultime ore di questo grande autore storico, naturalista, uomo d'armi comasco, Gaio Plinio II, che tutti conosciamo meglio con il nome di Plinio il Vecchio. Tutto questo è tratto da un libro. Il suo autore, Franco Cavalleri, è in collegamento con noi. Franco, buonasera, ben arrivato ad Angoli, grazie. Buonasera Dolores, grazie a te, grazie poi anche a tutti gli ascoltatori di Espansione TV e naturalmente a tutto lo staff di Angoli che sta mettendo a punto questa trasmissione. Grazie Franco, quindi c'è molta curiosità perché quest'anno sappiamo sono stati tanti momenti evocativi per narrare le gesta di questo personaggio così importante. Tu passi dalla carta stampata al palcoscenico dove verrà messa in scena, appunto tratto proprio dal tuo libro, una parte significativa della vita di questo personaggio. E quindi come la vedi questa sperimentazione? Ci ha voluto coraggio? Ci è voluto coraggio soprattutto da parte degli attori e del regista Graziano Castoldi con tutti i suoi amici Paolo Pagano, Luciano Testoni, Giuseppe Di Stefano, Pier Francesco Giambra, Paolo Famulari, Gianangelo Uboldi, poi le due elettrici, le vestali Federica Frangi e Anna Lucati e Laura Spreafico, e con la presentazione della serata da parte di Marco Bugiali. E ci è voluto molto coraggio perché dopo tutto non è facile prendere un autore, un personaggio storico come Plinio e trasformarlo in persona, quello che io ho cercato di fare nel mio libro, che qua vediamo nelle immagini, e che Graziano Castoldi, che è il regista e che ha trasportato le pagine principali del mio libro in quest'opera, ha cercato di trasformare anche lui in persona, qualcuno con cui chi sarà seduto in poltrona o chi leggerà il libro potrà impersonificarsi e riconoscersi. Tu come l'hai raccontato comunque nel tuo libro e nel tuo testo? Quali sono stati gli aspetti anche caratteriali, esistenziali di questo personaggio che ti hanno colpito, che hai voluto mettere in evidenza? In particolare quelli che sono stati messi in molta evidenza in quest'opera da Graziano Castoldi e amici è il fatto che lui è un essere umano come noi, con tutti i suoi dubbi, le sue paure, le sue ansie, lui e dei suoi legionari e marinai, e ha cercato di vincere queste paure perché dopo tutto era ben conscio, erano tutti ben consci che andavano incontro all'ignoto. Cosa stava succedendo là in quel di Ercolano, Stabia e Pompei? Nessuno lo sapeva. Però loro sapevano che dovevano andarci, perché quello era il loro dovere, il suo dovere di ammiraglio, il loro dovere di legionari e di marinai della flotta imperiale romana e il loro dovere verso i concittadini che speravano e cercavano e imploravano il loro aiuto. Tutto questo è stato reso nel libro, ma è stato reso ancora di più nell'opera di Graziano, e sul palcoscenico daranno vita a queste ultime ore così tormentate dai dubbi e dalle paure, ma comunque spinti dalla dedizione e dallo spirito di sacrificio e di solidarietà. Quindi una recitazione che sicuramente andrà ad enfatizzare questo grande personaggio che tra l'altro prende delle decisioni che sono tipiche di coloro che hanno una grande personalità, perché in realtà in nome del dovere lui sacrifica poi la sua vita, quindi questo sicuramente non è da tutti e lo qualifica in una maniera ben precisa. Quindi sicuramente una grande responsabilità per coloro che dovranno portarlo in scena. Che dici? Molto, hanno accettato una sfida veramente grande per tutti loro. Poi tra l'altro c'è anche chi debutta sul palcoscenico proprio con questa opera. È Gianangelo Uboldi, Flaminio, uno dei legionari, che naturalmente ha dovuto superare anche questo passo. È la prima volta e ha scelto di farlo in un'opera così difficile. Però tutti quanti hanno fatto le cose andando al di là
di quello che pensavano di poter fare è, secondo me, la sfida l'hanno vinta. Certo, c'è una citazione tra l'altro che mi colpisce, voglio richiamarla insieme a te: i nostri cittadini hanno bisogno di noi, dobbiamo andare. Ed è così che lui e i suoi fidi legionari e marinai salparono appunto verso questa avventura, in un certo senso. Che cosa ti colpisce di questa determinazione, di questa voglia, insomma, di esserci consapevoli anche del sacrificio, come abbiamo detto? Certamente erano consapevolissimi di che andavano incontro a qualcosa che non potevano conoscere, non avevano né i mezzi scientifici né le categorie mentali per capire cosa fosse un'eruzione vulcanica. Era qualcosa di assolutamente nuovo. Quindi si sono trovati comunque nella necessità di adempiere al loro dovere di marinai, di soldati rappresentanti della flotta imperiale romana. Non erano lì per fare una vacanza, sapevano che quello era il loro dovere. E quindi sono andati consapevoli che andavano probabilmente incontro alla morte, come per alcuni di loro poi effettivamente è successo. Grazie Franco, quindi affido a te l'invito a tutti i nostri telespettatori. Dove e quando? Allora, sarà sabato 26 presso l'auditorium del Pontificio Collegio Tolomeo Gallio, in via Barelli 1. C'è un comodissimo parcheggio anche all'interno della struttura, ci sono 70 posti circa. E il teatro ovviamente è molto più capiente, il tutto comincia alle 9 di sera, l'ingresso sarà intorno alle 8.30, 8.40. Tra l'altro sarà possibile anche acquistare una copia eventualmente autografata del mio libro. Allora, non c'è una necessità di prenotare, il biglietto è a offerta libera, chi entra dà quello che può o che vuole. Con questo io saluto e ringrazio Franco Cavalleri, ti affido un saluto particolare al nostro Marco Guggiari, grazie. Veramente Marco è stato veramente un grande amico e in un momento di necessità si è mostrato desideroso anche lui di essere solidale con tutta la compagnia. Grazie a lui, grazie a te Dolores, grazie a Espansione TV e grazie a tutti i vostri ascoltatori. Grazie, grazie, buonissimo teatro. E sarà quello che sta per arrivare, un weekend davvero ricchissimo di tanti appuntamenti. Ve li vogliamo ricordare in questa nostra serata insieme, partendo da domani venerdì, nell'ambito del percorso di dialogo con la cittadinanza, Villa San Benedetto Menni propone un nuovo appuntamento su salute mentale, etica e scienza. Quindi proprio domani, venerdì 25 ottobre alle ore 20:30, il togliersi la vita, i falsi miti del suicidio, presso il centro civico Casartelli, via Roma 21, ad Albese con Cassano, relatore il professor Giampaolo Perna, spesso nostro ospite. Ancora domani, sempre venerdì 25 ottobre, questa volta alle ore 21, presso il centro Cerabino Pianoforti, via dei Pescatori 49 a Lecco, si esibirà il Quartetto 900. I componenti del quartetto vantano una lunga conoscenza reciproca, una confidenza musicale che sfocia in una leggerezza e libertà interpretativa di immediato impatto sul pubblico, e tutto è iniziato con la rielaborazione di alcuni ben noti brani di Giacomo Puccini per un concerto accolto con grande favore al Conservatorio di Milano nella recente stagione Musica Maestri. Bene, arriviamo quindi alla giornata di sabato. Sabato 26 ottobre alle 18 presso Eti Art Gallery di via Varesina 267 a Como, Federica Rossi dialogherà con Emanuela Gini e Elisabetta Trombello nella presentazione del suo ultimo libro, Quattro onde del lago. Sempre sabato 26 ottobre, questa volta a partire dalle 9 del mattino fino alle 12, presso la sede della Noi Genitori, in via 24 maggio 4 e a Erba, in occasione della festa di Ogni Santi, disponibili prodotti della Factory di Noi Genitori. Il ricavato andrà a sostegno dei servizi per persone con disabilità proprio dell'associazione di Noi Genitori. Ancora un appuntamento per sabato 26 ottobre alle ore 18 al cinema di Bellano Lago di Como con ingresso libero. Il bello dell'orrido, spavento, stupore, meraviglia, incontri d'autore, vista Lago a Bellano a cura di Armando Besio.
Giulia De Pentor, scrittrice e content creator, è definita dalla stampa l'influencer dei cimiteri e presenterà il suo libro In Memoriam, edito da Feltrinelli. In Memoriam è un affascinante viaggio nei cimiteri d'Italia che rivela al pubblico dei lettori storie dimenticate, misteri, aneddoti curiosi e tradizioni sepolte tra le lapidi dei Campi Santi. Una raccolta di racconti che restituiscono vita a chi sembra ormai relegato all'oblio e che invitano a riflettere sulla memoria e sul ricordo, omaggiando tutte le storie sepolte, perché tutte le storie, anche quelle apparentemente insignificanti, meritano di essere ricordate. Visitare i cimiteri come lo faccio io, dice Giulia De Pentor, non è strano, ma è semplicemente un modo per imparare più cose possibili sulla storia e sulle abitudini di altri popoli e culture. Ed arriviamo ora ad un appuntamento per tutti noi molto importante. Miti e leggende del Lago di Como, sabato 26 ottobre, la presentazione del libro nell'auditorium di ETV. I fumetti per riscoprire con un linguaggio inedito le storie e la mitologia del Lago di Como. Iniziativa editoriale di espansione SRL è intitolato Miti e leggende del Lago di Como, il libro tutto a fumetti che sarà presentato, come ho detto, proprio sabato 26 ottobre alle 11 nel nostro auditorium a Como in via Sant'Abbondio 4. Il volume propone 6 storie, ciascuna raccontata con 10 tavole, un viaggio nel tempo di 88 pagine nato dall'unione dei testi del giornalista Dario Campione e dei disegni dei fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Ricordo ancora, sabato 26 ottobre alle 11, la partecipazione è libera ed è possibile prenotare gratuitamente un posto scrivendo all'indirizzo mail prenotazione@espansionetv.it. Quindi un weekend davvero ricchissimo, ci fermiamo brevemente e una seconda parte di Angoli ricchissima, rimanete con noi.